Bene, Belle. Si torna in Vietnam, ai tempi della prima comparsa di Perseus. È stato alla fine di gennaio del 68. Eravamo una task force congiunta CIA SOG nel 3° Reggimento Marine vicino a Da Nang. Il SOG teneva d'occhio i sovietici. Pare che nell'area fossero attivi degli agenti russi. Perseus non era mai stato segnalato in Vietnam. La cosa è cambiata a Da Nang. Perseus sapeva dell'operazione Fracture Jaw. Fracture Jaw? Quello è stato un vero casino. Abbiamo decollato da Camp Eskins. Non scorderò mai quella foglia. Bene, ci servono quei ricordi. Qualsiasi dettaglio può servire. Un volto, un nome. Qualunque cosa possa condurci fino a Perseus. È come cercare un ago in un pagliaio. In un campo di pagliai. Forse, ma dobbiamo trovarlo, l'ago. Ricorda, c'era un lavoro da fare. Fracture Jaw. Quello è stato un vero casino. Belle, su, in piedi. Abbiamo da fare. Ed ecco un'altra bella giornata nella vita di Camp Eskins, la nostra piccola oasi in questa fogna sperduta. Qui sei al sicuro. Pace! Il braccio? Ho un male boia, ma almeno adesso posso muoverlo. Sims, sai che leggendo quella robaccia diventerai cieco? Sì, per questo la voglio tutta qui dentro. Belle, stai con Sims. Lavorate sempre al meglio insieme. C'è un nuovo incarico. L'avamposto 4 Ripcord ha una risorsa vitale che Charlie vuole a ogni costo. Di che tipo di risorsa si tratta? Il tipo di cui non chiedere. Ripcord sta subendo gravi danni. Il nostro compito è prelevare la risorsa e toglierci di mezzo. Tranquilli, per questa missione possiamo contare sul supporto aereo. Sarà una passeggiata. Cuffie accese. Tutti i mezzi a rapporto appena pronti. Badger 9-1, siamo pronti. Badger 9-2, operativi. Badger 9-3, rotori al massimo. A tutti i mezzi, via libera. Decollate e partite. Tutti i mezzi sono in volo. Siete tutti comodi? Cazzo, Adler! Perché ho la sensazione che stai per darci brutte notizie? Perché sei uno sveglio, Sims. Ma non è una brutta notizia, anzi potrebbe essere molto buona. La risorsa Ripcord dovrà aspettare ancora un po'. Ci sgancieremo dalla squadriglia, faremo una deviazione. Ed è una buona notizia, eh? Sappiamo che potrebbe esserci un pezzo grosso in città. Un agente russo noto come Perseus. Oh, merda. Apprezzo l'entusiasmo, Sims. Se fosse vero, ci troveremmo davanti a una miniera di informazioni. Ai tempi della prima comparsa di Perseus. Ci avviciniamo al villaggio. Ricevuto. Individuo una zona d'atterraggio. RPG! Giallo 2, fuoco! Laggiù, nel campanile! Cazzo di roba! Concentrare il fuoco sul cortile! Ben fatto, beh! Porca puttana, altri RPG sui pezzi! Guardi, uccidio! Ecco il coraggio!
al centro del villaggio. Serve copertura! Proseguite, vi state avvicinando. Confermo, i russi sono qui. Sei sicuro? Ho qui davanti due corpi che mi sembrano tutt'altro che vietnamiti. Bell, prendi il registro. Vediamo con chi cazzo hanno parlato. Missione compiuta. Abbiamo finito. Andiamo. Ben fatto, proteggete le informazioni. Stiamo venendo a prendervi. Bene, riuniamoci alla squadriglia e preleviamo la risorsa. Ricevuto, Rizzo. Ricevuto. I bastardi si sono ritirati.
Badger 9-1, qui Ripcord. Dovete respingere i rinforzi dei Get Kong prima che ci distruggano. Attenzione, abbiamo diversi elicotteri in volo. Occhio, chi succede? Sono trincerati tutti intorno alla collina. Distruggiamo quelle posizioni o possiamo scordarci di atterrare laggiù. All'attacco! Fai così! Badger 9-1, i nostri ricognitori segnalano un grosso contingente nemico in arrivo da sud. Deviate e intercettate. Ricevuto, Ripcord. Signor sì, grazie. Non ringraziarmi. Grazie a te. È stato lui a procurarci la banda di informazioni riservate russe. Andiamo, ora. Buona fortuna, comandante. Una testata. Che cazzo è questa storia? È un piano di riserva, non posso dirti altro. Siamo già così disperati. Non ancora. Sapeva. Sims, Bell, state bene? Cazzo! Bell, datti da fare con quella torretta o ci ammazzeranno! La missione è stata un successo, Sims. Oh, almeno non è esploso niente. E soprattutto abbiamo informazioni su Perseus. Dicevo che avevamo un lavoro da fare. Non è ancora finito. Neanche per idea.